La data di Urbino, Orto dell'Abbondanza, luogo davvero straordinario, riapre e riapre con spazi espositivi aumentati, diventa il presidio dell'Expo di Milano 2015 con l'attenzione sulle eccellenze del territorio, eccellenze industriali, del design, della gastronomia, del turismo, uno spazio straordinario. Con noi il presidente di Urbino Servizi, Fabrizio Golini. Urbino Servizi ha seguito tutta la parte dell'allestimento e seguirà la parte della gestione di questa struttura, quindi in collaborazione con l'ente e con WIC, nella figura diciamo di Ivan Antoniozzi, si è seguita tutta la parte di installazione della struttura e ideazione delle iniziative che si svolgeranno all'interno della data. E la data diciamo, si suddividerà in tre parti: una parte espositiva, una parte di eventi dove associazioni o comunque chi interessato può usufruire di questi spazi per mostrare le proprie attività, e il fulcro di tutto è il bistrò. Quindi, come potete vedere alle mie spalle, c'è questa cucina dove i produttori locali, quindi della regione Marche, della provincia di Pesaro e Urbino, possono far assaporare i propri prodotti. Quindi noi siamo contenti e siamo orgogliosi di aver contribuito all'allestimento di questa struttura, e abbiamo questa sfida avvincente di gestirla fino al 31/10, quindi con tutte le attività annesse e connesse. Uno dei luoghi caratteristici della nuova data come centro e punto dell'Expo è anche il bistrò, questo luogo dedicato all'alimentazione. Frauke Weissan, ci racconta che cosa c'è in questo luogo, che cosa si farà. Allora, qui si sono messi insieme delle aziende del territorio, ognuno col suo prodotto, e insieme oggi vogliamo dare ovviamente all'inaugurazione un benvenuto a tutti gli ospiti che vengono il primo giorno. In futuro sarà aperto comunque, faranno le cresce sfogliate, ripiene, farcite, si faranno comunque i prodotti nostri come l'orzo, il farro, tutti i prodotti del territorio, anche il vino comunque strettamente del territorio, e anche gli affettati di aziende diverse. Sarà un luogo aperto comunque al pubblico? Sarà un luogo aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte. Un'azienda importantissima come la FIAM del nostro territorio, rappresentante della provincia di Pesaro Urbino all'Expo di Milano, ma anche presente qui alla data. Che effetto fa? È una cosa veramente stupenda. Stamattina mi veniva pensato a Oddo Antonio quando nel 450 era stato ucciso, che è subentrato il fratello, no? Federico, facendo venire da tutta Italia, da Firenze, da Milano, le eccellenze per costruire questa città che grazie a quel momento è diventata veramente una città magica in tutto il mondo. Oggi abbiamo la possibilità di farla vedere, di farla capire, di farla conoscere, e questa è una cosa straordinaria. Credo che noi aziende che chiamano eccellenti siamo un po' nipoti di queste siamo un po' nipoti di questo 500 urbinate, no? D'altronde siamo cresciuti in mezzo al bello, ci hanno trasmesso il virus del bello. Credo che questa sia la cosa più bella che ci poteva capitare. Anche Dostoevskij diceva che il bello salverà il mondo. Sono perfettamente d'accordo con lui.